Io sono Meyer Mods e oggi parliamo di Nova. Bene ragazzi, oggi siamo qui per fare un unboxing e una recensione veloce. Ma come al solito, sto aspettando il mio corriere di fiducia che deve venire a consegnarmi il case. Chissà che è arrivato. Eccolo. Bene di zio! Bene, avete visto con chi devo lavorare? Non ci resta che fare l'unboxing. Questo è un Nova Vision Z2. Come vedete ha un design molto accattivante, è di ottima fattura, infatti è fatto di ottimo acciaio spesso più di un millimetro. Ovviamente lo possiamo catalogare come un full tower a mio parere. La Nova è un marchio italiano e non fa soltanto case, ma fa tante altre cose, tra cui anche queste bellissime ventole RGB che andiamo a vedere dopo. Cosa dire altro? Informazioni aggiuntive lo vediamo in questo video. Nova Vision Z2, un case con struttura in acciaio di 1,2 mm, compatibili con scheda madre ATX, Micro ATX e Micro ITX. Il case è tutto in metallo, con entrambi i pannelli laterali sempre in vetro temperato, per visualizzare i componenti presenti all'interno del case. Spazio perfetto per una GPU installata ed ancora spazio di collocamento per i componenti di raffreddamento a liquido. Pannello frontale in metallo e pannelli laterali in vetro temperato. Per il supporto ventole, frontali, superiori e accanto alla scheda madre tre ventole da 120 mm e sul retro una da 120 mm. Per il supporto radiatore un massimo di 360 mm, lo possiamo posizionare sul fronte, sul top o accanto alla scheda madre. Le dimensioni di questo case sono 540 mm in larghezza, 235 mm in profondità e 535 mm in altezza. Alloggiamento alimentatore standard ATX, lunghezza vano 230 mm. Alloggiamento dischi rigidi, 2 da 3,5 pollici e 2 SSD da 2,5 pollici. Sul pannello frontale abbiamo una USB 3.0, due USB 2.0, audio, power e reset. Lunghezza massima scheda video 450 mm. Dissipatore raffreddamento CPU altezza massima 160 mm. 7 slot di espansione. Staffa per il posizionamento della scheda video in verticale, sempre marchiato a Nova. Il kit include un cavo riser PCI Express per 16 piatto di alta qualità da 220 mm. E un supporto regolabile 2x up and down aggiuntivo per rendere la scheda CPU stabile durante il trasporto. Nova Vision Z2, il case ideale per chi desidera esprimere la propria personalità e il proprio stile in modo sofisticato.
nuove ventole RGB Nova, kit da 3, apriamole. Il kit è fornito di controller e telecomando. Controllo effetti LED e velocità delle ventole. Cuscinetto idraulico, ventole a 7 pale e 16 LED per ventola. Il connettore delle ventole è da 6 pin. È possibile collegare un massimo di 8 ventole. Due ingressi per LED ARGB. Per la regolazione dei LED, oltre al telecomando, è possibile collegare il tasto di reset del case. Il controller è alimentato da un connettore Molex da 12 volt. Le ventole sono compatibili con il software Asus AuraSync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready e ASRock RGB LED. Più di 100 effetti e modalità off. Ventole Nova Lips RGB da 120 mm per un PC gaming sempre al top. E cosa dire? Il prezzo di questo case nel mercato al dettaglio oscilla dalle 160 alle 170 euro, dunque lo possiamo catalogare la fascia medio-alta. Ovviamente questo case farà parte di una mod che adesso non vi dico niente, ma vi lascio un breve video per capire. Bene, forse qualcuno avrà intuito qualcosa. Siamo arrivati alla fine di questo video, rimanete sintonizzati per vedere l'evolversi di questa mod, lasciate commenti, se avete delle domande da fare sarò ben felice di rispondervi, condividete il video, molto importante, grazie, alla prossima. Ciao!